novità assoluta, perché adesso si sa in sostanza che quindi il sistema stellare di Sirio è ternario, cosa che si ignorava. Nel 1860 sì, cioè analizzando le variazioni orbitali, eccetera. Ecco, poi si è scoperto che questa è una nana rossa, professoresse. Quindi è una stella con caratteristiche particolari, quindi è una novità, diciamo, per quanto concerne la identificazione di questo sistema solare esterno al nostro che ha queste caratteristiche. È un sistema di tre stelle, quindi non di due come si pensava prima. Andiamo avanti. Lo verdaderamente sorprendente de esta noticia no es el descubrimiento de Sirio C en sí, sino que ya en la antigüedad más remota esta nueva estrella era ya de sobras conocida por algunos pueblos más antiguos de África, como los egipcios y los dogones. Sí, quindi la cosa però strana non è tanto questa scoperta, quanto la scoperta che questa nuova stella era già di fatto conosciuta da alcuni popoli primitivi antichi dell'Africa, come appunto gli antichi egizi, che non erano primitivi, e i dogon, che sono una popolazione del Mali. Okay. Casi non è necessario ricordare a los astroarqueólogos che estos últimos, los dogones, che attualmente viven en la planicie de Bandiagara, en las montañas Hambor y de Mali, veneran desde tiempos inmemoriales a la estrella Sirio, a la que parecen conocer hasta en sus detalles más íntimos. Addirittura i dogon adorano la stella Sirio, proprio dandogli una valenza divina, no? En 1931, el antropólogo francés Marcel Griol visitó por primera vez esta tribu, descubriendo que en sus tradiciones más sagradas y secretas se hablaba de una estrella compañera de Sirio a la que llamaban Potolo y de la que sabían que tarda 50 años en completar una órbita en torno a esta y que además es extraordinariamente densa, lo que desde un punto de vista astronómico no deja de ser rigurosamente cierto. Questo è molto importante perché dice che nel 1931 l'antropologo francese Marcel Griol ha visitato per la prima volta la tribù dei Dogon e ha scoperto che nelle sue tradizioni sacre e segrete si parla proprio di questa stella compagna di Sirio che loro chiamano Potolo, va bene, che praticamente mette 50 anni a completare la sua orbita attorno alla stella e che tra l'altro viene definita come straordinariamente densa, il che effettivamente da un punto di vista scientifico e astronomico oggi risulta essere estremamente esatto. Por si esto fuera poco, los dogones sabían de la existencia de una tercera estrella a la que llamaban Emmeya y que corresponde a la recién descubierta Sirio C, de la que dicen es cuatro veces más ligera que Potolo, aunque tarda el mismo tiempo que esta en completar su órbita alrededor de Sirio A. A quel che più conta comunque che già allora loro i dogon parlavano dell'esistenza di una terza stella compagna delle altre due che chiamavano Emmeya e che corrisponde praticamente a questa da poco scoperta Sirio C, no? La terza stella di cui dicevamo prima, e che essi dicevano che era quattro volte più leggera di Potolo e che impiega lo stesso tempo di questa per completare l'orbita attorno a Sirio A, che è la stella maggiore. Sì, sì, ok. Además de los dogones, otros pueblos vecinos como los Bambara, los Pozo de Sebu, los Miñaca de Cupiala, comparten desde tiempos inmemoriales idénticos conocimientos sobre Sirio, en torno a cuyo sistema gira buena parte de la vida ritual de esas gentes. Sí, tra l'altro, i dogon non sono solo in questo, ci sono anche altre popolazioni come i Miñaca e i Cupiala, che hanno praticamente le stesse tradizioni. Cada 50 años, por ejemplo, y cumpliendo estrictamente con el ciclo u órbita de Sirio B alrededor de Sirio A, estas tribus celebran sus ritos de renovación a los que llaman fiestas Siri, en honor a Siri Tolo, que es como conocen a Sirio A. Sì, qui adesso ci sono alcune differenze di nome, però ogni 50 anni, per esempio, in concomitanza con diciamo, il completarsi del ciclo dell'orbita di Sirio B su Sirio A, queste tribù celebrano dei riti di rinnovazione che chiamano fieste Siri, in onore appunto di Siri Tolo, che è per nome Sirio A. Es entonces cuando elaboran complejas máscaras de madera para celebrar la entrada del nuevo ciclo, que después almacenan en un lugar sagrado y donde los arqueólogos han podido encontrar piezas que datan al menos del siglo XV. Ahora bien, ¿de dónde obtuvieron los dogones en tiempo tan remoto sus precisos conocimientos astronómicos? Adesso, al di là di ogni considerazione particolare, però il problema, la domanda è com'è possibile che queste popolazioni abbiano queste tradizioni così remote che rispondono in realtà? Y Dieter Lenk, que es otro antropólogo francés, compañero del primero, prefirieron limitarse a describir aquello que les fue transmitido por los Ogón, o gentes de cada pueblo iniciados en el secreto de Sirio,
quello che hanno fatto questo Briole di Peter, che è un altro antropologo, loro non tirano conclusioni, si limitano praticamente a descrivere quello che è stato trasmesso nella società dopo, dagli Homo, che sono praticamente i capi popolo iniziati a questo segreto di Sirio, no? Per il 1970 Yenif Kalam Griol pubblicò un libro, Yenif Kalam Griol è la hija de Marcel Griol, pubblicò un libro che tituló Génesis Negro, algunas notas que su padre Marcel no se atrevió a dar a luz. En ellas se describía cómo los dogones creían en un dios creador del universo, al que llaman Ampa, que mandó a nuestro planeta a un dios menor, al que conocen como Nomo, para que sembrara la vida aquí. Sí, quello che importa è che nelle opere di Génesis Kalam Griol, in particolare un libro intitolato Génesis Negro, ci sono praticamente tutte le descrizioni di come i dogon credessero appunto e credano in un dio creatore dell'universo che chiamano Amma, il quale avrebbe inviato sul nostro pianeta un dio minore che viene definito col nome di Nommo e che praticamente cui si deve la vita qui.